Luigi Novarese nacque il 29 luglio del 1914 a Casale Monferrato, in una famiglia di agricoltori. Ultimo di 9 figli, contrasse la tubercolosi ossea all'età di 9 anni. La madre si spese per le cure, sebbene i medici non dessero alcuna speranza al bambino, e lo affidò alla Vergine. Lo stesso Luigi scrisse poi al rettore maggiore dei Salesiani, affidandosi a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice. E invece questo ragazzo, dopo 6 o 7 anni di sofferenze, in cui ha usato queste stampelle tutti i giorni, è guarito grazie a una novena fatta a Maria Ausiliatrice per l'intercessione di Don Bosco. Il 17 maggio del 1931, all'età di 17 anni, venne dimesso dall'ospedale, completamente guarito. Gli anni della malattia gli consentirono di discernere la sua vocazione, tanto che dopo gli studi a Casale Monferrato e a Roma venne ordinato sacerdote il 17 dicembre del 1938. Si è interrogato a lungo, prima ha pensato di farsi medico per alleviare le sofferenze e in un tempo più maturo ha pensato di fare lo stesso diventando prete. Fondò la Lega Sacerdotale Mariana, diede avvio ai volontari della sofferenza e ai silenziosi operai della croce. Angela Meschi, volontaria della sofferenza dal 1960, lo ha incontrato in 2 diverse occasioni. Era severo, però sì, era bravo, ma quello che voleva voleva, proprio severo. E lui si raccomandava sempre di pregare, specialmente per i sacerdoti, e di chiedere anche alla Madonna la guarigione, perché diceva non i volontari della sofferenza, il nome inganna, sembra che vogliamo la sofferenza. Allora lui un giorno l'ha spiegato che non è che vogliamo la sofferenza, l'accettiamo e la valorizziamo per il bene del mondo. La sua vita terrena terminò il 20 luglio del 1984. Il processo di beatificazione, iniziato il 17 settembre del 1989, si è concluso a Roma con la beatificazione nella Basilica di San Paolo fuori le mura l'11 maggio del 2013.